Perché da una parte c'è la gente in sala e dall'altra c'è. Ah no, scusate, devo rifare, sta iniziando. Bene, siamo in diretta, quindi buonasera a tutti, sia a chi è in sala e sia a chi è collegato via social con i vari, con le varie pagine che, come dire, da partire con la CGIL Milano trasmettono l'evento di questa sera. Droghe, diritti umani, le politiche e le violazioni impunite, quindi. L'obiettivo di questa serata è quello di raccontare, di presentare il secondo quaderno dei diritti globali, che tra l'altro avviene, giusto, se non dico stupidate, nel ventennale, giusto, quindi sono 20 anni che il rapporto annuale sui diritti globali viene presentato e quindi ci fa piacere, come dire, presentare un primo pezzo di quello che poi sarà il volume, in questa sede. Progressivamente, come dire, come i nostri relatori interverranno, li ringrazieremo e quindi per primo però diamo la parola al segretario della Camera del Lavoro, Vincenzo Greco. E ti piglio il microfono e la videocamera. Senza far cadere l'acqua. Che non è un relatore, lo dico subito, porto soltanto un saluto e faccio soltanto un, si può dire, nell'aprire la serata, ovviamente oltre a ringraziare i presenti, ringraziamo anche i relatori. E noi siamo in un secondo incontro, nel senso che abbiamo immaginato sull'argomento delle sostanze, dell'utilizzo, due incontri. Un primo incontro che è quello del libro, che è inquadrato, diciamo, anche nella dimensione culturale, il fenomeno delle sostanze e in una lettura anche, diciamo così, attuale, stiamo parlando dell'uso non terapeutico, in una lettura anche attuale, diciamo, dell'utilizzo delle sostanze. Il secondo incontro, quello di oggi, lo collega, quindi c'è una relazione tra i documenti, anche all'idea dei diritti, perché comunque parliamo delle persone e parliamo dei diritti in un contesto, mi riferisco al contesto di questa fase, dove la questione dei diritti, che spesso e volentieri sottovalutata è una forte criticità con la quale ci misuriamo, no? Il tema del proibizionismo, la morale e l'etica che sovrintendono alle convenzioni della nostra società facilmente sfociano nella legittimazione della negazione dei diritti, nella esclusione invece che nell'inclusione e alimentano le disuguaglianze. Quindi, noi che siamo soggetto di rappresentanza sociale che rivendica il proprio ruolo dal punto di vista del contrasto alle disuguaglianze, occupiamo anche questa sfera di riflessioni in un intendimento anche di natura culturale, perché questo rientra dal nostro punto di vista, anche a pieno titolo, nella rappresentanza del lavoro che esprimiamo, perché poi parliamo di persone che vivono, che lavorano. E lo facciamo in un contesto, se parliamo di questa fase storica, accennavo prima al proibizionismo, ma anche l'attuale quadro politico ci suggerisce di avere le antenne molto alzate rispetto al piano dei diritti, perché poi nell'ambito, come si può dire, delle questioni con le quali ci confrontiamo, il tema del proibizionismo non è soltanto legato alle sostanze, ma c'è proprio dietro un'idea, un costrutto culturale della democrazia e del fatto che la negazione delle diversità sia un tratto evidente. Questo lo vediamo se parliamo di immigrazione, questo lo vediamo se parliamo di raduni giovanili e quant'altro, no? Questo per dire che mettere all'interno di un complesso di ragionamento un'occasione di discussione come quella di questa sera corrisponde ad un filologico, ad una lettura di una società e delle caratteristiche spesso e volentieri non sempre positive che la contraddistinguono. Io termino qui il mio breve saluto e all'insegna dei diritti restituisco la parola di Ivan. Grazie. Grazie Vincenzo, vediamo la telecamera. Tra l'altro mi viene a dire appunto nella bella iniziativa di oggi c'è anche il fatto di, anche se in tono minore rispetto a quello che era però il fatto di portare in Camera di Lavoro iniziative di questo tipo in qualche modo ci ricorda come 2 anni fa proprio questa sede doveva ospitare la conferenza autoconvocata sulle droghe che poi come dire, il Covid si è portata via. E da lì, come dire, un mondo è passato di mezzo, visto che poi l'anno successivo a Genova si è riuscito a
a convocarla, è iniziato anche un lavoro, diciamo, fatto col Ministero in quella direzione, e poi sappiamo, come dire, essere già arrivati a un altro pezzo di mondo. Però c'è anche questo legame un po' con quel tentativo che si era fatto qui. Ora, Sergio Seggio e Susanna Ronconi sono i curatori dei quaderni, e quindi, partendo da Sergio Seggio, Società Informazione, chiedo lui un po' di raccontarci droga e diritti umani. Si sente? Troppo? In genere mi dicono che non si sente quando parlo. È vero. Abbiamo sempre fatto finta di niente questi anni. Corrado Mandreoli conferma. È per quello che mi sembra che le cose che dico non attecchiscono. Non ti sente nessuno e tutti fanno sì con la testa. Anche nei convegni sulla psichiatria. No. Comunque ha ragione Ivan, e del resto Corrado Mandreoli ce lo conferma, perché quanti decenni sono? Ragazzi, però. Non è troppo, semplicemente troppo alto, infatti. Vai, okay, tieni un po' più lontano, è più basso. A conferma di quanto diceva poc'anzi Ivan Lembo, e dal fatto che con Corrado Mandreoli e con tanti altri ci troviamo in queste stesse sale da almeno 30 anni a trattare di temi importanti e non semplici, faticosi anche in casa CGIL, come possono essere quello delle dipendenze, quello delle droghe, quello del carcere, di tanti temi sociali, ma abbiamo sempre trovato nella Camera del Lavoro di Milano un luogo davvero ospitale. Tant'è vero, e venendo invece ai tempi recenti, che questo, diceva Ivan, è il secondo dei quaderni dei diritti globali, ma anche il primo, dedicato invece alle morti sul lavoro nel mondo, è stato presentato qui, nell'aula magna della Camera del Lavoro, il 21 aprile scorso. Anche in quel caso i saluti sono stati portati da Vincenzo Greco, e con Massimo Bonini abbiamo fatto quella importante iniziativa sulle morti sul lavoro nel mondo, al quale chi di voi c'era ricorderà la grande affluenza che c'è stata, anche grazie in quel caso forse alla presenza dell'attrice Iziari Tugno, che venne dalla Spagna ad aiutarci a presentare quel libro, ma soprattutto a richiamare l'attenzione sociale e mediatica sul drammatico tema delle morti sul lavoro nel mondo. Anche quello oggetto di questo libro, per quanto giustamente è stato osservato, a differenza del primo, rivolto più alle politiche che non gli aspetti culturali della storia delle droghe, lo presentiamo dunque qui. E ciò avviene, questo è il terzo quaderno che ancora non abbiamo presentato, che segue di poco tempo questo sulle droghe, è invece riferito una disamina dei crimini di guerra, in particolare della situazione in Ucraina. Questi sono i tre libri al momento usciti come collana editoriale in occasione dei 20 anni che quest'anno il rapporto sui diritti globali compie. Lo ricordo non solo per dirvi e anticiparvi che proprio oggi ho licenziato la versione inglese del 20° rapporto, che quindi è entrata in tipografia, quella italiana è già in stampa. A breve, a dicembre, presenteremo il nuovo rapporto in una grande iniziativa a Venezia, il 12 e 13 dicembre, assieme all'Università Ca' Foscari, in una conferenza internazionale sui processi di pace. Quindi un tema, anche qui, drammaticamente attuale e purtroppo
sul quale forse troppa poca attenzione politica, mediatica e sociale viene riversata, che però per noi è molto importante. Ve lo dico anche perché mi consente di approfittare per fare gli auguri al nuovo segretario generale del Sindacato Mondiale, che due giorni fa è stato eletto al 5° congresso del Sindacato Mondiale a Melbourne, perché si tratta di Luca Visentini, un italiano che pochi mesi fa, il 16 maggio, era di nuovo con noi qui, sempre in questa bella Camera del Lavoro di Milano, a presentare il 19° rapporto. E anche lui sarà con noi a Venezia invece per presentare il 20°. Questo, insomma, per dare a chi non ci conosce, agli ascoltatori di Radio Radicale, che davvero ringrazio per l'ennesima volta per questa sua costante attenzione a queste tematiche, ma soprattutto in generale per il prezioso e, ahimè, anche solitario ruolo di presidio dell'informazione critica e libera e indipendente che svolge in questo paese da decenni e che quindi consentirà a quelli che non sono con noi oggi di seguire i nostri lavori, sia oggi ma sia nei prossimi giorni, perché chi lo conosce, e sono tanti per fortuna, e lo usa, e sono tanti, sa che Radio Radicale è uno dei più preziosi archivi di informazione, di cultura, di politica, insomma, di tutti i temi che a noi personalmente stanno al cuore, ma che sono, come dire, il presidio della democrazia. Ecco, questo per dare gli elementi di contesto. Venendo invece al tema e al libro di cui parliamo, il cui sottotitolo è giusto appunto Le politiche e le violazioni impunite, mentre il titolo Droghe e diritti umani richiama l'attenzione su un fatto purtroppo non scontato, che troppo spesso chi utilizza droga è vittima di violazione, anche talvolta drammatica, sino a perdere la vita, oltre che i diritti dei diritti umani. Un fatto non scontato, ma che va dato atto, va preso atto, che negli anni più recenti ha cominciato a prendere piede questa convinzione, questo ragionamento, questa constatazione anche a livello di politica internazionale delle massime istituzioni sovranazionali. Noi abbiamo pubblicato questo libro pochi mesi fa, a ridosso della giornata mondiale che le Nazioni Unite dal 1987 dedicano alla questione delle droghe, cioè il 26 giugno. Ecco, nella ricorrenza di quest'anno, il segretario generale delle Nazioni Unite, nel suo discorso ufficiale, ha detto delle parole che mi sembra, di cui vada colto il segno innovativo e l'importanza. Ha detto: nella giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga, rinnoviamo il nostro impegno a porre fine a questa piaga e a fornire sostegno a chi ne è vittima. Ciò comprende soluzioni politiche non discriminatorie, incentrate sulle persone, sulla salute e sui diritti umani. Ecco quindi che il tema dei diritti umani è presente in relazione a chi consuma droga ai massimi vertici delle Nazioni Unite. Ed è un passaggio, sono parole per nulla scontate, insomma, guardando al passato anche recente. Ecco, io credo che però vada affermato con maggior chiarezza che fornire sostegno alle vittime, in questo caso, significa riformare radicalmente a livello globale e nazionale le politiche sulle droghe. Perché lo sappiamo, lo diciamo da decenni, in questo libro anche documentiamo, che troppo spesso le politiche al riguardo non sono indirizzate tanto al contrasto delle sostanze quanto alla lotta contro le persone che quelle sostanze utilizzano. Quindi queste persone sono spesso, quasi sempre, mi verrebbe da dire, vittima non già delle droghe ma delle politiche sulle droghe. Usare droga di per sé non è una malattia, anche questo forse non è consueto, ma va detto ad aperte lettere.
ciò che provoca malattie e morte è la condizione di illegalità e di clandestinità cui sono costrette le persone che le utilizzano. È l'assenza o la carenza di servizi di riduzione del danno, carenza o mancanza dovuta a leggi ingiuste e controproducenti, a scelte punitive centrate su una ideologia proibizionista e criminalizzante. Ecco, guardate che non è eccessivo parlare di morte oltre che di malattie, perché non se ne parla quasi più, perché, come dire, l'attenzione politica e mediatica in Italia, ma non solo, è nel corso del tempo man mano scemata, ma i decessi per overdose continuano a essere una drammatica realtà a livello mondiale. L'ultimo rapporto delle Nazioni Unite quantifica queste morti in 500.000 a livello mondiale, nei diversi paesi, a cominciare dagli Stati Uniti, dove nel 2021 sono state oltre 170.000 le vittime, solo negli Stati Uniti, vittime in particolare nel 70% dei casi a causa di uno specifico farmaco piazza-analgesico, il fentanilo. Anche questo è bene rimarcarlo, perché ci dice indirettamente dei nessi tra narcotraffico e lobby farmaceutiche, ma è un altro e ampio discorso che non voglio fare in questo momento. Nell'Unione Europea nel 2021 i morti sono stati 5.796, o 6.434 se li sommiamo anche quelli morti in Turchia e in Norvegia. Anche qui nel 74% dei casi a causa degli oppiacei. In Italia nel 2022, sino a ieri praticamente, i morti censiti sono stati 130. I dati ufficiali ci dicono che nell'anno passato, cioè nel 2021, sono stati 293. Pensate che da quando è iniziata la rilevazione in Italia dei morti per overdose, dal 1973 ad oggi, i morti sono stati 26.447 solo in Italia, da quando questo fenomeno viene rilevato statisticamente. Ecco, insomma, senza dilungarsi troppo e annoiarvi, perché i numeri a volte si fa fatica ad ascoltarli, ma servono anche. Pensate davvero che percezione falsata dei fenomeni hanno molte persone, soprattutto quando non conoscono i dati che li quantificano. Ma insomma, si tratta dei numeri di una guerra. Di una guerra, però, lo diciamo, lo rimarchiamo, lo ribadisco, attribuibili in larga misura non alla letalità intrinseca delle sostanze assunte, bensì agli effetti delle leggi in materia e delle politiche criminalizzanti. Non per niente, insomma, anche qui, al di là delle ipocrisie di cui sono spesso ammantati i discorsi istituzionali ufficiali a riguardo delle politiche sulle droghe, convenzionalmente e mediaticamente queste politiche vengono definite guerre alla droga. In realtà, e qui però casca l'asino, si tratta di una guerra non alla droga, bensì a chi la droga, o meglio le droghe, utilizza. Oltre alle morti, diciamo, per overdose dovute alla clandestinità a cui sono costretti i consumatori, eccetera eccetera, vi sono poi, e anche questi sono dati che raccogliamo, magari già da più di me ve ne darà conto nel suo intervento, perché fa parte anche del suo specifico lavoro e impegno in Arma Reduction International. Pensate che nei 58 paesi che nel mondo mantengono attualmente la pena di morte, in 35 di questi la pena di morte, la pena capitale, è prevista anche per i reati di droga, spesso anche solo per il possesso, quindi non per il grande traffico. Nel 2021 vi è stata un'impennata di queste morti, sono stati 131 le esecuzioni, mentre almeno 237 sono state le persone condannate a morte in 16 paesi, anche qui con una crescita dell'11%.
Ho detto almeno perché anche questo è, come dire, è una cifra che viene pensata solo all'Iran o alla Cina, molto spesso una cifra oscura, le autorità non danno dati ufficiali al riguardo e quindi sono sicuramente dati inferiori alla realtà. L'anno scorso nel mondo, nei diversi paesi, almeno 3.000 persone erano rinchiuse nei bracci della morte, condannate per reati di droga in attesa dell'esecuzione. A queste cifre, a questi dati terribili, vanno poi aggiunti quelli derivanti da un fenomeno ancora più, non so come aggettivarlo, tremendo e vergognoso, che sono le esecuzioni extragiudiziali che avvengono in numerosi, in alcuni paesi, ma di cui il caso più terribile, più emblematico e per fortuna anche abbastanza conosciuto a livello di opinione pubblica internazionale è quello delle Filippine, dove nel giro di pochi anni, guardate, 4-5 anni, sono state stimate in 27.000 morti di persone uccise, consumatori, spacciatori, piccoli spacciatori, eccetera, anche perché questa campagna di morte, di assassinio, perché queste sono le parole appropriate, in quel paese è stata promossa dal, per fortuna, ex presidente Rodrigo Duterte, che in prima persona, addirittura ancora nella campagna elettorale, aveva promesso spietatezza contro chi utilizzava le droghe. 27.000 uccisioni extragiudiziali. Dunque, insomma, non c'è altro da dire che questi numeri, se non che questi numeri confermano, al di là di ogni forzatura, che si tratta di una guerra contro le persone e non contro le sostanze, che comporta la morte, comporta anche l'incarcerazione a milioni. Dei 12 milioni di persone attualmente incarcerate, ogni anno incarcerate nel mondo, una su cinque lo è per le leggi sulla droga. Ecco, come è del tutto sbagliato, e quasi mai è in buona fede per la verità, considerare, soprattutto trattare, chi utilizza le droghe come un malato o, peggio, come un criminale da punire o curare coattivamente, rischia però, voglio dirlo, anche di essere fuorviante considerarlo solo principalmente come vittima. Alcuni, i governi dicono vittima delle droghe, noi diciamo vittima delle politiche sulle droghe, perché guardate che questa cultura e questi processi di vittimizzazione che si sono affermati su numerosi temi e versanti negli ultimi anni, credo non aiutino mai a centrare davvero il problema e a trovare le risposte appropriate, perché trasformano in fatto individuale questioni che sono invece sociali e che alla fine rischiano di produrre quelle stesse culture politiche, securitarie e punitive che sono giusto appunto quelle che consumano di preferenza, ma non solo, le persone che consumano droghe, i nemici perfetti, per dirla con il criminologo Nils Christie. A questo proposito mi permetto di suggerire un altro libro, un bel titolo appena uscito, che è scritto da Tamar Pitch, che si intitola Il malinteso della vittima. Il sottotitolo è Una lettura femminista della cultura punitiva, che è stato appena pubblicato dall'edizione del Gruppo Abele, che aiuta a riflettere nel modo, secondo me, giusto anche su questo tema che oggi, insomma, ha preso un po' piede dappertutto, che è quello delle vittime e dei paradigma vittimari. Ma questo, diciamo, è un discorso che ci porterebbe qui troppo lontano, volevo solo accennarlo. Io credo che semmai vada detto, vada qualificata e considerata chi consuma e utilizza droga innanzitutto come persona, non una vittima, ma una persona. Una persona però, questo va invece rimarcato a chiare lettere, perseguitata dalle leggi, perseguitata dalle politiche, perseguitata da una cultura, ahimè, anche diffusa, criminalizzante e stigmatizzante. Quindi da questa
insensata e criminale e impunita guerra che va sotto il nome di guerra alla droga. Guerra che appunto, ed è un po' il cuore, il filo rosso del nostro lavoro, della nostra ricerca, una guerra che comporta infinite violazioni e lesioni dei diritti fondamentali. Ecco, quindi lo scopo di questo libro e di questa chiave di lettura che proponiamo è certo quello di informare, approfondire, ricostruire, denunciare, ma anche avanzare proposte di riforma radicale delle politiche in materia di droga. Assieme, e anche questo mi sembra importante sottolinearlo perché spesso, come dire, è un aspetto o sottovalutato, o nascosto, o addirittura contrastato, è anche quello di riconoscere la voce e la soggettività delle persone che consumano le sostanze. Persone che rivendicano diritti in prima persona, lo fanno mettendosi in gioco loro stessi, diventando attivisti di queste battaglie per i diritti umani, a dispetto anche di certi paternalismi diffusi anche nell'ambiente terapeutico e comunitario. Le loro ragioni sono ben richiamate in questo libro nell'intervento di due attivisti che ospitiamo, attivisti della rete europea delle persone che usano droghe, si chiama Euron Wood, che scrivono: noi abbiamo il diritto di essere rappresentati e ascoltati perché siamo esseri umani, non perché siamo malati. Noi siamo malati di controllo sulle droghe, siamo malati di violazioni dei diritti umani, siamo malati di bambini sottratti alle nostre famiglie, siamo malati di violenza di genere, siamo malati della costante negazione del nostro diritto alla salute. Siamo malati dell'essere sorvegliati e controllati nel trattamento, ma non siamo malati di una malattia. Ecco, ve l'ho voluta leggere perché questa è una frase che a me piace molto, anche perché davvero condensa molto l'intero contenuto del libro e in ogni caso quello che è la filosofia, l'approccio che è culturale, politico e sociale assieme, che noi diamo oramai davvero da decine di anni a questo lavoro che facciamo a livello culturale ma anche sul campo. Ecco, a questo proposito noi lo stiamo presentando qui oggi in Camera del Lavoro di Milano nel mese di novembre. È una ricorrenza significativa perché gli attivisti e le associazioni e gli utilizzatori impegnati in prima persona per il rispetto dei diritti di chi usa le droghe hanno fissato simbolicamente, non sa quasi nessuno, perciò ve lo voglio dire, hanno fissato nel 1° novembre la giornata mondiale per contrastare la stigmatizzazione e la criminalizzazione delle persone, cioè di loro stessi che utilizzano le droghe. Ecco, mi sembra importante richiamarlo perché, proprio perché proviene da chi sulla propria pelle paga da decenni, da secoli, queste politiche criminali e criminalizzate. Quindi non del è la persona non contro le droghe, genericamente, qual è quella l'addizione delle Nazioni Unite, ma la giornata mondiale contro la stigmatizzazione e la criminalizzazione delle persone che usano le droghe. Quindi non del tossico, del drogato o del consumatore di sostanze più o meno proibite, della persona. Questo va ribadito a chiare lettere. La questione delle droghe, del resto, è stata uno dei maggiori banchi di prove di quella strategia che in passato, Corrado lo ricorderà perché eravamo a parlarne proprio di nuovo in queste sale, che abbiamo definito di passaggio dallo Stato sociale allo Stato penale e che ha modificato nel corso degli ultimi decenni in profondo globalmente le politiche sociali di welfare, compresa quella relativa alle dipendenze, imprimendo loro un carattere e un segno autoritario. Proprio qui nella Camera del Lavoro di Milano, il 27 giugno del 2023, quindi sono 19 anni fa, Corrado Manderoli non aveva ancora la barba bianca. No, il 2003.
Hai detto 23. Ho sbagliato. Anche noi stata... 13 ha detto 20 anni. Quindi sono passati 19 anni da quel momento in cui qui promuovemmo un cartello proprio contro queste politiche neoautoritarie, contro quella strategia, va detto, bipartisan, perché governi anche di opposto segno l'hanno portata avanti, e promuovemmo quello che fu un'importante iniziativa, pensate, sottoscritta in pochi giorni da oltre 1700 tra gruppi, associazioni, persone, autorità e attivisti. Ecco, dopo mi colpisce un po', diciamo, non confortando il mio pessimismo storico e tradizionale, che dopo 20 anni ci ritroviamo nello stesso luogo a continuare, se vogliamo, lo stesso discorso, 20 anni in cui però ci sono stati in mezzo centinaia di migliaia di morti, milioni di incarcerati ingiustamente, decine di milioni di penalizzati sul piano civile, sociale, lavorativo, quanti lavoratori sono penalizzati per l'utilizzo di sostanze a livello globale. Ecco, però abbiamo dovuto registrare in questi 20 anni drammatici passi indietro, va detto, sul piano di questi diritti, ma anche della consapevolezza e dell'attenzione sociale riguardo ad essi, a cominciare appunto dalla invisibilizzazione della questione delle droghe, dei diritti violati di chi le usa. Ecco, dicevo, 1700 adesioni in pochi giorni, anche Susanna se lo ricorderà, c'è una cosa che sarebbe oggi impensabile, perché questi temi e chi le promuove, come noi, le associazioni, il sindacato, la CGIL, pur essendo, come dire, testardamente presenti, continuando a portare avanti, ripeto, a livello culturale, sociale, politico, queste battaglie, dobbiamo riscontrare come a livello parlamentare le sponde sono divenute pian piano sempre di meno, a livello parlamentare le proposte di legge decriminalizzanti sono sempre più rare e sempre meno sostenute. Le forze politiche, ripeto, lo dico con, come dire, non con contentezza, ma di entrambi gli schieramenti, di centro-sinistra e di centro-destra, al riguardo delle politiche sulle droghe, ma anche più in generale delle politiche più complessive che riguardano il carcere, la sicurezza e alcuni temi di questo genere, sono troppo spesso simili, se non nelle proposte, nella sensibilità o, diciamo così, nell'accoglienza eccessiva e nella risposta eccessiva che danno all'enfatizzazione della paura, che a sua volta diventa il mercato della paura. Ecco, questa enfatizzazione della paura ha dato luogo in questi 20 anni e ha mutato anche, come dire, la nostra capacità di incidere davvero in positivo per portare avanti politiche di riforma sulle droghe, per questo diabolico e bipartisan meccanismo punitivo e securitario che hanno trasformato la punizione in una cultura condivisa a livello sociale in modo molto più ampio che in passato. E anche qui, insomma, non sto a ricordare, sto prendendo troppo tempo e taglio alcune cose che ho pensato di dirvi, alla condizione sovraffollata delle carceri. L'Italia, anche da questo punto di vista, ha una maglia nera a livello europeo. Pensiamo agli effetti perduranti di quella legge del 1990 che fu poi peggiorata dalla legge Fini-Giovanardi nel 2005, che equiparò sostanze leggere e sostanze pesanti, e ci vollero, mi pare, 11 anni prima che la Corte Costituzionale abrogasse la legge Fini-Giovanardi. Nel frattempo anche lì decine di migliaia ne erano rimaste vittime, finendo in carcere magari solo per pochi spinelli. Ma guardate, basta pensare all'oggi, a questo nuovo governo, al recente decreto sui rave party, che mi sembra illuminante di quali siano le culture e le intenzioni di questo nuovo governo. Ecco, dicevo, ma l'Italia, che ha storicamente una
non invidiabile primato nell'affollamento nelle carceri, talvolta anche nelle condizioni con cui si vive nelle carceri. In questi giorni ci sono processi per torture avvenute nelle carceri. Dicevo, rimane un paese cenerentolo anche dal punto di vista degli investimenti della considerazione da parte delle politiche governative dei servizi di riduzione del danno. Anche qui però va registrato, insomma, in questo panorama un po' cupo, le poche buone notizie che abbiamo dobbiamo innanzitutto conoscerle e poi valorizzarle. È di pochi giorni fa, nello scorso mese di ottobre, a Ginevra, il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite ha dato un giudizio netto, ha espresso preoccupazione per l'approccio punitivo al consumo di droghe e per l'insufficienza disponibilità dei programmi di riduzione del danno e ha censurato alcuni paesi, tra cui in particolare l'Italia, invitandoli a rivedere le politiche e le leggi sulle droghe per allinearle alle norme internazionali sui diritti umani. Ecco, quindi, che vediamo che a livello di Nazioni Unite, faticosamente, in questi anni si sono fatti strada questi due concetti, la centralità, l'importanza dei servizi di riduzione del danno e il fatto che i diritti umani ineriscono direttamente alla questione delle droghe e alle politiche al riguardo. Queste parole del Comitato mi sembrano doppiamente importanti, sia per il merito specifico, ma sia perché recepiscono, e va detto, il prezioso e efficace lavoro fatto in questi anni da ONG e network di utilizzatori di sostanze per informare e sollecitare quel Comitato delle Nazioni Unite. Giada Girelli e Susanna Ronconi, che sono qui, hanno seguito da vicino questo lavoro e immagino che ve ne parleranno, però insomma ci sono piccoli ma fondamentali successi che dobbiamo anche in questo bilancio contabilizzare. Questo, io credo, ci ricorda ancora una volta che se i parlamenti troppo spesso rimangono distratti, silenti, quando non apertamente promuoventi politiche di maggior criminalizzazione dei consumatori di sostanza, è dal basso e dalla soggettività che marciano le riforme, ripeto, riforme che devono essere radicali delle politiche e la tutela di questi diritti umani, ma non solo di questi, perché sempre dal basso nascono le proposte, le battaglie sui diritti sociali, sui diritti ambientali e tanti altri. Quindi io, se dicevo prima, ho un'attitudine pessimista, ho invece una, se vogliamo, razionale ma profondo ottimismo nei movimenti, nella capacità che dal basso, dalle forze sociali, dall'attivismo, dalla consapevolezza delle persone, dalla mobilitazione dell'opinione pubblica, dalle forze sindacali, insomma, da questo pezzo importante ma troppo spesso non ha tribune e voci sufficienti nel sistema mainstream, portano avanti quotidianamente e da decenni. Ecco, ma taglierei qui, perché immagino che forse ne parlerà Giada Girelli, che il bilancio di questa guerra decennale, guerra alle droghe, e ripeto, soprattutto e prima di tutto, guerra contro chi le droghe utilizza, è un bilancio terribile come numero di morti, di violazione dei diritti, come incarcerati, eccetera, eccetera, ma è un bilancio negativo anche sotto il profilo economico, nel senso che la guerra, come tutte le guerre, anche quella alla droga, è estremamente costosa per le collettività e remunerativa per certe lobby e certe mafie. E l'ottavo rapporto di Harm Reduction International, pubblicato in questi giorni, ha stimato che a livello globale vengono spesi, pensate, 100 miliardi di dollari per l'applicazione di queste leggi, per lo più criminalizzanti e punitive, controproducenti, rivolte contro le persone, contro i loro diritti umani, mentre solo 100 miliardi, 131 milioni invece vanno a finanziare i servizi di riduzione dei danni. Questa diversa proporzione, io credo, ci dica di un divario che va
che va colmato e risalito. Quindi davvero chiudo, insomma, il nostro libro è, tra l'altro chi lo volesse è qui disponibile a prezzo scontato, è uno strumento, un promemoria, ma anche un riepilogo. Io credo sia fondamentale in generale, ma anche su questo specifico, avere memoria di quella che è stato il dibattito in questi decenni, il dibattito sia a livello italiano che a livello internazionale sulle politiche sulle droghe, andare a riguardare, allora peraltro fu molto, attraversò in profondità in Italia la società, i media, eccetera, quello che è stato il dibattito sul varo della legge cosiddetta Iervolino-Vassalli in Italia, o sul piano Bush che sempre alla fine degli anni 90 rilanciò questa guerra, questo approccio criminale della guerra alla droga negli Stati Uniti. Io mi limito qui a citare il titolo del Corriere della Sera del 6 settembre 1989, titolava in prima pagina «Il drogato è il nemico da battere». Ecco, questo è stato il taglio culturale e politico che i governi, alcuni governi più di altri, alcune forze politiche più di altri hanno dato in questi decenni a livello nazionale e internazionale alle politiche sulle droghe. Ecco allora che davvero il nostro è un piccolo contributo, un lavoro che io reputo comunque utile e prezioso per dire che di fronte alle perduranti massicce violazioni dei diritti umani che quella guerra alle droghe produce, vogliamo dare un contributo a un definitivo invece cessato il fuoco, a ridare giustizia e dignità ai consumatori, a chi utilizza sostanze. Grazie. Grazie a Sergio Sego. Passerei subito la parola a Susanna Ronconi di Forum Droghe, che credo si focalizzerà più sul contesto del nostro paese. Anche, certo. Allora, grazie a chi è qui, grazie nuovamente alla CGL e nuovamente anche a Radio Radicale, che ci aiuta sempre poi a diffondere i nostri contenuti. Ma Sergio ha detto molto su questo libro. Io voglio dire che questo libro è ovviamente, chiaramente in parte una denuncia, però è anche un libro, come dire, che apre una prospettiva. Il terreno dei diritti umani è un terreno che possiamo praticare per quanto riguarda i temi relativi alle politiche sulle droghe e alle persone che ne sono coinvolte. Dico questo perché a livello internazionale c'è un movimento, io credo ormai importante e interessante, che parte prima di tutto dalle persone che consumano droghe, dalle tante ONG che su questo lavorano, ma anche come dire, da una serie di trasformazioni importanti che sono avvenute proprio in sede di agenzie internazionali. Allora, mentre denunciamo tutte le cose gravi che accadono, diciamo però anche che le cose stanno cambiando e stanno cambiando in maniera abbastanza positiva. Perché dico questo? Perché come dire, il libro è impostato secondo un approccio che io penso sia quello dovuto, no? Quando si parla di diritti umani. Non lo so, quando parliamo di diritti delle donne, noi non è che sventoliamo una bandierina, noi facciamo la critica al patriarcato, alla società patriarcale, perché se sventoliamo solo la bandierina dei diritti delle donne senza criticare qual è il contesto strutturale, no, che produce le violazioni dei diritti, facciamo un discorso che spesso gli attivisti dei diritti umani chiamano lo show di Ginevra, no? Ginevra è la sede delle agenzie che, ONU che lavorano sui diritti umani, dove avvengono degli show, nel senso che si scrivono delle belle cose su dei pezzi di carta e poi però tutto questo non riesce a diventare un processo politico, no? Di innovazione. Allora, come per le donne facciamo un ragionamento sul patriarcato, come per il diritto a liberarsi dalla povertà non possiamo che fare un ragionamento sul nostro attuale sistema di sviluppo.
o il sistema economico-finanziario, criticandolo, così per quanto riguarda l'ambito delle droghe e i diritti delle persone che usano droghe, non possiamo che fare un'analisi delle politiche che oggi governano queste droghe. Quindi il libro è impostato così ed è impostato chiaramente come dire, su un'affermazione fondamentale, cioè l'attuale sistema globale che governa tutta la questione delle droghe è una macchina che produce violazione dei diritti umani, questo è il discorso, e non è una posizione ideologica, anche perché il libro, come dire, è pieno di fatti e pieno di numeri che sono abbastanza evidenti e piuttosto innegabili. E quindi da lì bisogna cominciare, insomma. Sergio ha già detto delle cose, io ricordo che sono 60 anni che noi siamo governati da 3 convenzioni internazionali e che queste convenzioni internazionali sono basate sulla repressione e la punizione, si erano date un obiettivo sostanzialmente ridicolo, ma ahimè, ridicolo, ma che poi è l'obiettivo su cui le politiche si fondano, che era quello di liberare il mondo dalle droghe, no? Come se un fenomeno sociale e culturale che esiste da millenni si potesse sostanzialmente così, no? Azzerare, perché ci sono delle politiche all'insegna del codice penale, no? È un obiettivo ridicolo, ma è molto faticoso spostare dalle politiche globali questo obiettivo. Però quello che è interessante è che delle cose stanno avvenendo. Le politiche globali sulle droghe, che sono responsabili delle violazioni dei diritti, fino a ieri sono state governate dal UNODC, che è l'agenzia ONU che si occupa di macrocriminalità, terrorismo e droghe. Già questo la dice tutta, per cui il fenomeno delle droghe, no, è schiacciato su quella dimensione. Questo perché, per certi versi, coerentemente con queste convenzioni internazionali che lavorano di codice penale, no? No, e non di altro. Quello che è successo a livello diciamo di sistema ONU è che le cose cominciano a spostarsi e sono entrate progressivamente in scena, direi negli ultimi 10-12 anni, non di più, ma con una buona accelerazione negli anni più recenti, sono entrate in scena tutte le altre agenzie ONU che si occupano, quelle che si occupano di diritti, per esempio quelle che si occupano proprio di pena di morte, quelle che si occupano della detenzione e della detenzione arbitraria, quelle che si occupano del diritto alla salute, come l'OMS. Guardate, è paradossale, si parla di droghe e l'OMS ha avuto fino a ieri un ruolo ancillare secondario, no? Addirittura ci sono stati fino a pochi anni fa i rappresentanti dell'OMS non avevano neanche diritto di intervenire nelle assemblee plenarie sulle droghe in sede ONU, cioè una cosa piuttosto folle, no? Che chiunque di noi istintivamente dice: ma che senso ha? E il senso è perché il sistema era disegnato così. Adesso invece queste agenzie stanno entrando in campo. Il libro cita molte delle loro raccomandazioni, delle loro posizioni, delle loro risoluzioni, e da qualsiasi parte la prendiamo, che sia il diritto alla salute, che sia il diritto a una pena equa, che sia il diritto a essere liberi dalla tortura e dai trattamenti disumani e così via, tutte queste prese di posizione sottolineano la necessità di abolire la criminalizzazione dei consumatori, cioè in maniera molto chiara e molto motivata. Tutti questi documenti dicono che la criminalizzazione di chi usa droghe è la fonte delle violazioni dei diritti umani. Questa cosa è molto importante per il movimento che lavora per un cambiamento di questo scenario. A noi dà moltissimi appigli questo. Altra cosa è poi discutere quanto questo lavoro delle agenzie ONU sia efficace, ma qui entriamo, come dire, in un dibattito politico che riguarda molti altri diritti, che riguarda anche il fatto che, ahimè, negli anni recenti
le agenzie dell'ONU che si occupano di diversi temi, e l'ONU in generale direi si è indebolita rispetto alla potenza di alcuni stati, no? Questo dobbiamo dirlo. Però comunque per noi è interessante questa lunga marcia per cui il tema delle droghe comincia a spostarsi dall'area esclusiva della legge penale e dell'approccio repressivo. Questo sta accadendo e questa è, come dire, una buona notizia. Detto questo, ci sono molte, molte cose da fare. Non torno neanch'io sulle cose più gravi di cui poi parlerà Giada, che sono gli omicidi extragiudiziali e la pena di morte, che sono veramente, come dire, l'aspetto più drammatico. Ma ci sono molti altri aspetti. Il libro, si apre con una lunga lista di quali sono i diritti violati e si va dal diritto alla vita al diritto come dire, di non essere discriminati nell'accesso al welfare e via elencando, insomma, quindi tutta la gamma dei diritti umani fondamentali è messa in discussione dalle politiche sulle droghe. Quello che voglio dire è che non si tratta solo di Filippine o di Emirati Arabi, dove, come dire, succedono le cose più gravi, o l'Iran o alcuni stati dell'America Latina. La questione della violazione dei diritti riguarda anche la democraticissima Europa e riguarda anche l'Italia. Ci sono alcuni, come dire, alcuni aspetti fondamentali che riguardano anche da vicino, molto da vicino, il nostro paese. Citava Sergio questo lavoro che abbiamo fatto insieme a Giada, per la prima volta ricorrendo al Comitato ONU per i diritti sociali, economici e culturali. È la prima volta del movimento italiano. Abbiamo provato a fare questo insieme alla Lila e insieme a Società della Ragione e insieme alla Rete Italiana dei Consumatori. E il documento che noi abbiamo scritto a questo comitato è un lungo documento, perché abbiamo messo insieme una lunga lista di violazione dei diritti, a cominciare da quello, come dire, della violazione del diritto a una giustizia giusta, lo dico così, perché esiste un problema in Italia importante di proporzionalità delle pene rispetto ai reati per droga, no? Che sono pene alte, e abbiamo incluso in questo anche il discorso delle sanzioni amministrative, perché a volte si dice, ma insomma in Italia solo, per solo uso di sostanze non si va in carcere. Sì, formalmente è vero, poi ci troviamo le carceri affollate i detenuti che per il 30% comunque sono consumatori di sostanze, che magari sono dentro per reati minori o per altri reati. È vero, il semplice consumo di sostanze non porta in galera, ma porta ad avere delle sanzioni amministrative che affliggono la vita di chi consuma sostanze. Sono sanzioni pesanti che limitano la libertà, no? Limitano una serie di diritti, che hanno effetti anche sul diritto al lavoro e così via. Abbiamo, e questo l'abbiamo fatto presente al Comitato, e questo è uno degli aspetti che il Comitato ha accolto, riconoscendo che dicevamo qualche cosa di reale. E il secondo aspetto che il Comitato ha accolto è quello sul diritto alla salute, che viene violato ogni volta che un consumatore non ha diritto ad accedere ai servizi che gli servono. Allora, in Italia la situazione non è positiva rispetto a questo, e anche su questo l'ONU ci dà ragione, perché l'ONU molto insiste sul fatto che i servizi di riduzione del danno, che sono quei servizi che si prendono cura della salute delle persone che usano droghe mentre le usano, no? Quindi non sono i trattamenti per l'astinenza, sono il prendersi cura della qualità della vita e della salute delle persone che usano. Tutti i documenti dell'ONU dicono che l'accesso a servizi di riduzione del danno è un fattore fondamentale del diritto alla salute. Non c'è agenzia ONU che non abbia sottolineato questo.
In Italia voi sapete che teoricamente questi servizi sono un LEA, cioè a livello essenziale, quindi dovremmo averli ovunque, no? Facilmente accessibili. È uno dei livelli essenziali meno implementati in assoluto, credo, nel nostro sistema, e abbiamo una, come dire, forse nemmeno un terzo delle regioni italiane che in maniera dignitosa offrono questi tipi di servizi. E questa è la seconda cosa che il Comitato ha accolto, dicendosi fortemente preoccupato per questo e chiedendo al governo italiano di cambiare, cioè di fare qualche cosa per cui questa violazione venga sostanzialmente superata. La cosa curiosa è che questa domanda è arrivata nel cambio di governo, no? Quindi siamo molto curiosi di vedere che cosa questo nuovo governo risponderà a queste domande, a cui è tenuto a rispondere, perché è un processo formale, non è che può non rispondere. E quindi per noi, come dire, questo è uno strumento in più ed è, come dire, l'indicazione di un terreno di lavoro dove stiamo cercando di costruire delle alleanze, no? Siamo alla CGIL, sappiamo che la CGIL è in alleanza con noi su queste cose, ma ci servono delle alleanze più aperte, perché il problema qual è? È che le droghe non devono essere trattate come una nicchia, no? Intanto non lo sono, perché riguardano una persona su 4 o su 5, no, una persona su 5 a livello europeo, forse una persona su 4 a livello italiano, quindi è una bella quota di popolazione, no, diciamo, non è una nicchia di 4 sfigati che usano, è un fenomeno sociale ampio. E allora anche il discorso sui diritti umani, non sono i diritti umani per i consumatori, ma è il riconoscimento dei consumatori come persone che quindi hanno diritto a quei diritti, scusate il gioco di parole, no? Ed è questo che è interessante, è questo che è anche difficile. Mi è venuto in mente mentre parlava Sergio prima, non so se lo sapete, che qui in Regione Lombardia Fratelli d'Italia ha fatto una, non so se si chiama mozione o il termine tecnico, non lo conosco, con la quale vuole impegnare la giunta della Regione a non utilizzare nei suoi documenti ufficiali l'espressione persone che usano droghe, che è l'espressione che il movimento delle persone che usano droghe ha preteso si usasse, quindi non consumatore, non tossico, non malato, non qualsiasi altra cosa, ma persona che usa droghe. E questa espressione è stata adottata dalle politiche globali. Si dice così, correttamente. Questa mozione dei Fratelli d'Italia chiede che negli atti formali e ufficiali della Regione non venga utilizzata questa espressione, perché vorrebbe dire arrendersi al fenomeno, vorrebbe dire normalizzare il fenomeno. Quindi capite dove siamo, e non è una battaglia nominalistica questa, non sono solo parole, sono sostanza. La seconda cosa l'ha accennata già Sergio, a proposito di diritti e giustizia, questo decreto che è stato varato il primo novembre riguardo ai rave party, no? Ai free party, alle feste, io credo sia un mostro giuridico, quindi presumo che, come dire, troveremo delle alleanze a cominciare dai costituzionalisti, mi auguro. E a proposito di proporzionalità delle pene, questo reato porta i rave da quella parte del codice penale in cui erano prima, occupo un terreno che è privato, il reato casomai è quello lì. Il reato di rave invece adesso sta dentro quella parte del codice penale che ha a che fare con le stragi, le inondazioni, la fabbricazione di esplosivi,
le uccisioni di massa e cose di questo tipo, con un massimo di pena di 6 anni per gli organizzatori, no? Ora, come dire, questo è il segnale, no, di questo nuovo governo e questo è il terreno su cui noi saremo chiamati a difendere alcuni diritti fondamentali delle persone. In questo caso non è solo delle persone che usano droghe, ma anche delle persone che vogliono ascoltare musica e ballare, no? Ecco, però ci dobbiamo misurare con questo. Io chiudo dicendo che quindi, come dire, siamo in un terreno difficile, siamo però anche in un terreno in evoluzione e cominciamo ad avere dalla nostra parte degli attori, anche internazionali e globali, che sono interessanti. Io chiudo dicendo che a livello italiano dobbiamo, secondo me, un po' imparare a praticare anche questo terreno. Che è il terreno dei diritti umani rispetto alle droghe, sul quale credo siamo ancora timidi, forse non c'è sufficiente cultura su questo, ma credo che sia importante e in questo ci possono aiutare soprattutto i gruppi e le reti di persone che usano droghe, che ci sono anche in Italia, che si sono auto-organizzati, si stanno auto-organizzando e che giustamente viaggiano all'insegna dello slogan internazionale nulla su di noi senza di noi. Ed è per questo che abbiamo Daniele con noi oggi. Grazie. Grazie Susanna Ronconi. Tra l'altro, a proposito del tema riduzione del danno, siamo a dicembre, noi in Regione Lombardia, come ogni anno, come dire, quei servizi che in qualche modo ci sono legati alla riduzione del danno, che ben legati all'EA, sono finanziati annualmente con progettualità, proprio in questi giorni stanno cercando di capire se riescono a riagganciare o meno il finanziamento per l'anno prossimo, perché appunto come anno, ogni anno è in discussione. E rispetto anche agli strumenti, diciamo, che possiamo avere in campo, dicevamo anche nella presentazione del libro della scorsa volta in cui avevamo presente l'assessore Bertolè, seppur come dire da rilevanza tutta a mostrare, ma c'è stata come dire qualche mese fa la sottoscrizione di questo patto, no, tra comuni con la volontà di impegnarsi, diciamo, per un modello di politiche innovative comunque diverso rispetto al tema della droga, e credo come dire che ognuno di noi sia l'obiettivo debba essere poi di far sì quello che non rimanga, diciamo, un mero impegno di qualche città, come dire, che mette la faccia in maniera un po' più positiva sul tema, ma obiettivo nostro, diciamo, in questa rete di alleanze che dobbiamo costruire anche a livello nazionale, come dire, sfruttare, come dire, le volontà di quelle amministrazioni che in qualche modo sembrano andare in quella direzione. È stato appena citato, quindi la parola a Daniele Previati, l'isola di Arran. E ti sposto la videocamera e ti vedi. Okay, Buonasera, sono Daniele, vi ringrazio per essere qui. Io, diciamo, sono un consumatore e lavoro in un servizio di riduzione del danno. Allora, la riduzione del danno, diciamo che l'ho conosciuta prima da consumatore, poi sono diventato un lavoratore, un operatore che lavorava nel servizio di riduzione del danno. Allora, io la riduzione del danno l'ho scoperta un po' così. A naso, stando per strada, avendo bisogno di un'insulina, ho conosciuto un servizio. Beh, lavorando nel servizio di riduzione del danno, che più che altro lo creo anche sulla permanenza notturna, quindi il mio lavoro è più incentrato anche sulla notte. Il servizio mio è aperto la notte, la sera, fino a mattina, e quindi ho un po' una finestra su quello che accade. Posso dire che, come citava prima Susanna, la storia della patente può essere, la famosa sanzione amministrativa può essere un problema, anche perché è un circuito che si ripercuote, cioè ci va del tempo, ci vanno dei mesi e quindi c'è chi anche non riesce più ad avere un controllo così e non riuscire più a stare dentro
niente, perde il lavoro, perde il rapporto familiare, finisce in dormitorio. E sembra una banalità, ma alle volte per una patente si finisce. Per quello che riguarda, secondo me, il consumatore non può rivelare il suo consumo a nessuno, se non al suo pari, anche perché rischierebbe di essere innanzitutto magari delato, qualcuno magari lo dice a qualcun altro. E poi ci sono una serie di controlli che non ti permettono di avere, cioè certi, puoi lavorare se dichiari di essere un consumatore, comunque se non stai dietro, se non ti ravvedi e riesci a trovare un scamotage per questi controlli, ma a tutti i livelli del lavoro. Poi, secondo noi, la società non è pronta ad accettare un discorso sul consumo, su chi consuma. Cioè, perché ci va del tempo, il consumatore stesso si sente vittima e quindi si sente tale, diciamo, e quindi fa fatica a prendere coscienza di sé, a rivendicare i propri diritti. Lo stigma del consumatore è molto forte. Il consumo spesso avviene da solo, in compagnia, comunque lasciati un po' soli a se stessi, perché si decide, si prende, si va dal pusher, si fa quello che si deve fare e poi si torna alla vita normale, alla vita normale, consueta. E quindi è difficile trovare dei confronti o dei servizi dove ti possano offrire consapevolezza o presa di coscienza della tua situazione, del tuo volere. Trovo che solo i servizi di riduzione del danno riescono ad avere un rapporto privilegiato con il consumatore, anche perché appunto hanno questo approccio non di stigma, ma si approcciano ai consumatori come persone. Quindi la prima sensazione che ho provato io, che ti ricordo, è l'essere trattato come persona, ma non come una persona che usa. E quindi diventava più facile esprimersi, confrontarsi e dire le proprie paure o le proprie perplessità. Ho saputo tra l'altro che, per dirne una, in carcere a Torino, nella sezione, c'è una sezione che chiamano la sezione dei tossici, e la sezione 11, non hanno i televisori, e le celle sono chiuse, mentre le altre sezioni sono aperte per via del discorso che non ci sono gli spazi normali per una vita, per una carcerazione dignitosa, le celle venivano lasciate aperte, mentre la sezione 11 no. Frequentando così un po' l'ambiente dei consumatori, degli operatori, penso che l'Italia sia indietro come tutti, come tutto il mondo, tranne qualche regione, ma anche nelle regioni dove ci sono dei servizi che funzionano bene, sono isole felici. Poi non saprei che altro dire se questi sono. Grazie. Grazie a Daniele Previati, è stata nominata più e più volte, quindi Giada Girelli a Redaction International. A te la parola. Sì? Ti prende un po' la telecamera? No, ti prende, arriva bene. Di solito non ho il microfono perché...
esporre in modo molto italiano. Allora, innanzitutto grazie a tutti per l'invito e per l'organizzazione dell'evento. So che l'ora inizia a essere tarda, non voglio separarmi dalla cena, quindi sarò breve. Anche perché Susanna, Sergio e Daniele hanno già coperto la maggior parte dei punti su cui volevo. Già ti vogliamo bene. ci sono delle priorità nella vita, l'aperitivo, la cena, sono di queste. Però mi tocca deprimervi un po' prima di lasciarvi andare. Innanzitutto ribadire che è un tema importante da trattare, soprattutto in Italia, soprattutto in italiano, perché sono purtroppo risorse che si fa fatica ad avere accessibili qua da noi, forse anche per questa ipocrisia che le droghe non siano un problema in Italia, che le politiche di droga non siano un problema in Italia. Quindi grazie a Susanna, grazie a Sergio per aver fatto questo libro, perché è accessibile ed è necessario. Come menzionato, lavoro come senior analyst Harm Reduction International, che è un'organizzazione internazionale basata a Londra, che si occupa di ricerca, di analisi e di advocacy, principalmente a livello internazionale, quindi con le Nazioni Unite e a livello di governi, con lo scopo di ridurre gli impatti di tipo legale, sociale e sulla salute delle politiche di droga, quindi di promuovere politiche di droga che siano incentrate sulla salute, sui diritti umani e sulle evidenze scientifiche, che sembra una banalità, ma purtroppo nel contesto politico e anche scientifico in cui ci troviamo al giorno d'oggi è a volte una guerra contro i mulini a vento, se ha senso. La riduzione del danno, che è già stata discussa e toccata, è in sé, e ne parlerò in un secondo più nel dettaglio, è in sé rivoluzionaria, perché sposta l'attenzione dalle politiche di riduzione della domanda, di riduzione dell'offerta, che sono gli obiettivi tradizionali delle politiche di droga, verso la riduzione appunto del danno, principalmente del danno alla salute che le droghe possono causare in una minoranza dei consumatori, ma anche alla riduzione dei danni che le politiche di droga causano alle persone che fanno uso di sostanze, alle loro comunità e alla società in generale. E quindi spostare l'attenzione dalla sostanza e da come si muove la sostanza alla persona, e anche ad abbattere un po' l'altra grande ipocrisia della politica di droga, che è quella per cui la persona che fa uso è sempre qualcun altro, è sempre uno che è seduto là o uno che è al di fuori dalle stanze delle decisioni e dall'implementazione dei servizi. Per cui l'idea della riduzione del danno è proprio quella di creare un'alternativa alle politiche tradizionali, per cui il consumatore è altro, è un criminale o un paziente, e B, il focus è la droga e non la persona. Detto ciò, faccio parte del team che si occupa di diritti umani e di giustizia, quindi, come accennato, lavoro su un'ampia e deprimente gamma di violazioni dei diritti umani, molte delle quali sono citate in questo libro, che sono o causate direttamente dalle politiche di droga o che si verificano nel contesto delle politiche, e si va appunto dall'esecuzione extragiudiziale, alla detenzione arbitraria e al trattamento forzato. Da noi non se ne parla, ma ci sono solo in Asia 500.000 persone detenute in centri governativi di trattamento forzato. Ma trattamento forzato vuol dire anche banalmente il ragazzino o il ventenne che è messo dai genitori nel centro e da lì non è fatto uscire e da lì non gli è permesso accedere a servizi di riduzione se non è astinente, non gli è permesso uscire se non è astinente. Questa, secondo gli standard dei diritti umani, è detenzione arbitraria, quindi problemi che non riguardano solo l'Asia e l'Africa, ma anche di nuovo la civilissima Italia. Altre violazioni che sono già state menzionate: l'imposizione di pene sproporzionate, la negazione del diritto alla salute per le persone che fanno uso di droga e la negazione del diritto alla partecipazione nella progettazione e nell'implementazione delle politiche di droga da parte delle persone che fanno uso delle sostanze. Questo è un tema che mi sta a cuore, perché c'è sempre questa tendenza a pensare che la partecipazione alle politiche e ai servizi sia un privilegio. Non lo è un diritto,
che tutti abbiamo e che hanno soprattutto coloro che sono direttamente impattati da una determinata politica. Quindi il fatto che le persone che fanno uso di sostanze siano sistematicamente escluse dai processi decisionali, forse con l'eccezione di quello che è successo l'anno scorso in Italia a livello di tavoli di lavoro, ma che è appunto l'eccezione, è un'altra violazione di obblighi internazionali che il nostro paese ha. Ora, arrivando alla parte di depressione, mi è stato chiesto di dare un paio di esempi riguardo la situazione internazionale, quindi vi parlerò, ma molto in breve, di due temi che sono già stati toccati, cioè la pena di morte e la riduzione del danno. La pena di morte, quindi, una delle violazioni del diritto alla vita più visibili, diciamo, più estreme, di cui si parla in temi di politiche di droga, che è una delle questioni principali di cui Armed Action International si occupa. HRI in realtà è stata la prima organizzazione che nel 2007 ha iniziato a occuparsi intenzionalmente del tema della pena di morte con questa visione globale e comparativa, quindi di ricerca e di monitoraggio globale, poi di advocacy a livello internazionale, sia a Ginevra, quindi con le organizzazioni che si occupano dei diritti umani, sia a Vienna, quindi con le organizzazioni che si occupano di politiche di droga. Sono passati 15 anni, 12 report, nonostante ciò a Ginevra va tutto molto bene, a Vienna tuttora non si può parlare di pena di morte, non possiamo avere una risoluzione della Commission on Narcotic Drugs in cui si condanni la pena di morte, perché ancora non si è arrivati a un accordo. Quindi solo un paio di punti. La pena di morte per atti di droga è vietata dagli standard di diritto internazionale, in quanto i reati di droga sono reati per natura non violenti, si parla sia di standard di diritti umani che di standard di politica di droga, ma appunto c'è un gruppo piccolo ma ben motivato che di paesi che rifiutano questa interpretazione. Quindi abbiamo, come ha menzionato Sergio, 35 paesi nel mondo che mantengono la pena di morte per vari reati di droga, anche se per crimini e per sostanze diverse, con metà dei paesi in Asia e il resto nel Middle East e Nord Africa, con l'eccezione degli Stati Uniti, dove però non c'è nessuno condannato a morte. In 12 di questi paesi la pena di morte per reati di droga è obbligatoria, cioè nel momento in cui la persona viene condannata per un reato capitale, l'unica possibilità che il giudice ha è imporre la pena di morte, non ci sono alternative, non ci sono fattori, come si chiamano, attenuanti. Negli ultimi 10 anni almeno 4.300 persone giustiziate per reati di droga, sono figure minime, perché un altro dei problemi che è molto tipico delle politiche di droga è la mancanza di dati e di trasparenza, per cui abbiamo paesi come la Cina, il Vietnam, la Nord Corea che compiono esecuzioni per reati di droga più o meno tutti i giorni, se non tutte le settimane, ma su cui non abbiamo nessun tipo di informazione. La mancanza di dati è appunto molto tipica di tutto quello che concerne le politiche di droga, anche per lacune significative a livello di governance globale, per cui anche le agenzie che si occupano di droghe sono super efficaci a monitorare il traffico delle sostanze, il numero delle persone che vengono arrestate, i chili di droga che vengono sequestrati nei porti o negli aeroporti, ma poi quando si tratta di dover contare le persone appunto uccise dallo Stato, le persone che muoiono in carcere, improvvisamente la macchina del monitoraggio in qualche modo fallisce. Un'altra cosa, ho menzionato l'Asia e il Nord Africa e il Middle East, quindi sembra di nuovo un tema lontano da noi. Quello che vorrei sottolineare però è che c'è sempre alla base una questione politica e di responsabilità internazionale, che significa tendenzialmente responsabilità degli organi internazionali, ma anche degli stati membri di tali organi, quindi di mancanza di impegno politico da parte degli stati, quindi anche l'Italia e anche l'Europa, nel rispondere, nel prendere diciamo decisioni drastiche, pratiche contro gli stati che ancora praticano questo tipo di pena.
chi è disproporzionatamente impattato dalla pena di morte, i corrieri di basso livello, cioè persone che tendenzialmente hanno la droga su di loro e passano un confine con la droga e il loro possesso, perché chiaramente è molto più facile trovare la persona con l'ovulo nello stomaco che la persona che gestisce il traffico, inclusi foreign national, so lavoratori migranti che spesso sono costretti o ingannati a trasportare sostanze, e appunto gli stranieri, che sono almeno una delle 10 sentenze confermate ogni anno per reati di droga. E questo è un po' in estrema sintesi il fenomeno della pena di morte, che appunto sembra lontano, ma diciamo è tuttora accettato a livello internazionale, per poi livelli di equilibri politici, diciamo. Spostandoci dal diritto alla vita al diritto alla salute, solo due note sulla riduzione del danno. Con riduzione del danno si intende quella serie di servizi, di programmi e di politiche che sono volte appunto a ridurre non l'uso e il traffico di droga, ma le conseguenze negative dell'uso di droga e delle politiche di droga. Quindi interventi come lo scambio di siringhe, le stanze del consumo, il naloxone e le terapie sostitutive. Come diceva Susanna, queste sono state riconosciute come parte fondamentale del diritto alla salute da parte degli esperti ONU, e avere il riconoscimento dei servizi di riduzione del danno come diritto non è solo diciamo, non è una vittoria teorica, diciamo, ma è una visione che ci permette di dare chiarezza e sostanza agli obblighi che i nostri stati hanno in relazione alla riduzione del danno e ai servizi che fanno uso di droghe. Cosa vuol dire? Da una parte gli standard dei diritti umani ci dicono che perché il diritto alla salute sia realizzato non è sufficiente che un servizio sia disponibile, ma è anche necessario che sia accessibile, per esempio da un punto di vista economico o geografico, e vi invito ad andare in un paesino, io sono della provincia di Piacenza, e chiedere dove sono i servizi di riduzione del danno più vicini. Devono essere accettabili, che significa adeguati ai bisogni di popolazioni diverse, donne, carcerati, migranti, eccetera, e anche di una determinata qualità. E questa è una delle critiche che il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali ha fatto all'Italia quando ha parlato di servizi di riduzione del danno, cioè gli ha detto, bella, avete le vostre politiche, ma poi se guardiamo nella pratica, nell'implementazione siete carenti. La visione della riduzione del danno nell'ottica del diritto alla salute però ci espande l'orizzonte, perché l'altro obbligo che lo Stato ha è di garantire tutte quelle determinanti strutturali che consentono l'accesso e il godimento del diritto, cose quindi come la proibizione della discriminazione e di altre politiche ostacolanti. Io posso avere il più bellissimo centro di scambio di siringhe, ma se nei momenti in cui il consumatore si avvicina viene braccato dalle forze dell'ordine, se il consumatore non si avvicina perché ha paura che lo veda il vicino di casa e che porta tutta una serie di conseguenze sulla sua vita, il diritto non è realizzato. Qualche numero veloce, dal Global State of Harm Reduction: abbiamo 92 paesi con almeno un programma di scambio di siringhe, solo 9 in carcere, perché c'è questa bellissima favola che ci si racconta che le droghe in carcere non esistono, 87 paesi con terapia sostitutiva per oppiacei, 16 paesi con stanze del consumo, nessuno di questi in Asia, in Africa e in Latin America, è solo un paese che prevede le stanze del consumo in carcere, il Canada. E un leggerissimo progresso rispetto al 2020. Di nuovo, questi sono tutti dati che raccogliamo tramite la società civile nei diversi paesi del mondo, che però non ci dicono molto sulla qualità e sulla distribuzione sul territorio di questi servizi. E mi avvio a chiudere. Questi sono solo due esempi di direzioni che vi volevo fare. Come detto, ce ne sarebbero tantissime, che potete vedere nel libro. Alcune sono estreme e molto visibili, come la pena di morte, alcune sono molto più sottili, ma non meno gravi, appunto la negazione del diritto alla salute, la negazione del diritto alla partecipazione, la mancanza di farmaci palliativi in diversi paesi del mondo e l'uso spropositato del carcere.
nel leggere il libro quello che vorrei colpisse, oltre ai dati, è proprio questa vastità e onnipresenza delle violazioni, no? E che emergesse come queste violazioni sono non eccezioni, non conseguenze imprevedibili e impreviste di politiche che sono effettivamente state pensate, ma che sono elementi caratterizzanti anche inevitabili di politiche punitive. Cioè c'è una tendenziale incompatibilità delle politiche punitive sulle droghe con i diritti fondamentali. È impossibile la realizzazione dei diritti nel contesto di una politica punitiva. E qua apro solo una parentesi, ma la chiudo subito. Approccio punitivo che non è inevitabile, come abbiamo detto, la scelta politica in quanto tale avrà una fine. Il prossimo step sarà quello di guardare alle alternative, cioè la decriminalizzazione di per sé, la regolamentazione e la legalizzazione di per sé non sono, sono sicuramente un passo avanti, ma non è detto che siano di per sé un miglioramento per i consumatori e per le comunità che gli stanno attorno. Il nuovo problema che ci troviamo a dover affrontare è quello, proprio il passaggio dalla criminalizzazione alla decriminalizzazione, e come pur nel passaggio, nell'abbandono, diciamo, dell'ottica punitiva, rimangano tutta una serie di violazioni. Perché? Perché rimane lo stigma e la discriminazione, o semplicemente perché si passa da un'ottica di punizione a un'ottica di capitalismo e libero mercato. Quindi se vediamo i paesi che stanno regolarizzando, esempi positivi e di progresso, ma che non di per sé risolvono i problemi strutturali di cui si stava parlando. Chiudo la parentesi. L'altro punto che vorrei rimanesse leggendo il libro è quello che stava menzionando prima Susanna, cioè abbiamo capito che le politiche punitive sono di per sé incompatibili con i diritti umani, abbiamo capito che sono intrinsecamente abusive, sono ineffettive dal punto di vista della salute, sono però ancora le politiche sostenute e promosse, incluse tramite funding, cioè soldi che si danno agli stati, quindi soldi anche dell'Italia che magari passano tramite le Nazioni Unite e poi vanno agli stati implementatori, da una buona parte della governance globale, e che solo negli ultimi 15 anni si è iniziato a parlare di impatto sui diritti umani delle politiche di droga. Dopo, e ne ha già parlato Susanna, questo lunghissimo silenzio per cui non si parlava di droga nell'ambito dei diritti umani, non si parlava di diritti umani nell'ambito di droga. Il merito di aver rotto, diciamo, questo muro va alla società civile, principalmente alle associazioni dei consumatori, che hanno imposto, diciamo, questo cambio di prospettiva e che hanno portato a questi sviluppi positivi di cui parlava Susanna. Non vi voglio lasciare per cena, appunto, con la depressione della pena di morte, quindi volevo chiudere con un dato positivo, che è appunto questo, quello della sostanziale revisione, almeno a livello internazionale, della narrativa sulle politiche di droga, per cui nonostante tantissime resistenze, nonostante tantissime tensioni, è ormai impossibile parlare di politiche di droga senza parlare di diritti umani, è impossibile andare a Ginevra a un tripodio oppure a un consiglio dei diritti umani senza che ci sia a un certo punto una discussione sui diritti umani. Questo è un risultato che sarebbe stato, penso, impensabile 15 anni fa. Quindi lato positivo. Il problema qual è? Che se tutto questo sviluppo a livello internazionale non si traduce poi in discussioni, in analisi e in politiche nazionali, rimane un po' una fuffa, nel senso che andiamo tutti là, parliamo, diciamo, cose belle, ma nella pratica, poi nella vita della persona, non cambia niente. Quindi volevo chiedere sul lato positivo, non mi sembra un lato, però vabbè, c'è progresso, c'è una base, c'è diciamo uno sviluppo che però ha bisogno poi di una traduzione a livello nazionale. Direi che a livello di standard internazionali siamo sempre più vicini. Quello che ci manca è proprio la traduzione a livello nazionale, e è qua che chiudo e ripasso la palla a chi si occupa della... Grazie Giada Girelli. Per l'ultimo intervento chiamo Denisa Merini, CGL nazionale, responsabile carceri e dipendenti.
Le mie non saranno assolutamente conclusioni, perché mi pare un ragionamento del tutto aperto, quello che anche oggi qui abbiamo affrontato con la presentazione del rapporto su droga e diritti umani, e che abbiamo affrontato poi proprio in questa Camera del Lavoro anche con altre iniziative, con presentazioni di libri. Diceva Ivan, in questa Camera del Lavoro avevamo pensato, prima del lockdown, di fare la conferenza alternativa sulle droghe, proprio perché il tema a noi non solo è presente, ma ci è molto caro. Ci è molto caro perché, come diceva il segretario Greco nella sua introduzione, noi siamo un soggetto di rappresentanza sociale. La rappresentanza sociale significa ragionare di diritti, e i diritti, cioè, insomma, o sono, come dire, globali, o sono complessivi e riguardano tutte le persone, o non sono diritti ma sono in qualche modo dei privilegi, se non sono esigibili da tutti e applicabili a tutti. Per questo ancora oggi, quando certe volte ci chiedono perché la CGIL si occupi di droghe e dipendenze, insomma, ci sembra, per noi è una cosa ovvia, scontata, perché un'organizzazione sindacale si deve occupare di tutto quello che ha a che fare appunto con i diritti individuali e collettivi, con i diritti del lavoro e con i diritti civili, perché insomma ce l'ha insegnato Bruno Trentin, a cui è intitolata anche la piazza di questa Camera del Lavoro: non si danno gli uni in assenza degli altri. E quindi è normale che un'organizzazione sindacale che pone al centro appunto la rivendicazione e la tutela dei diritti si occupi di tutto quanto ha a che fare con il diritto alla salute individuale e collettiva, con la salute individuale e pubblica, e con le risposte ai bisogni di salute di tutti i cittadini e di tutte le persone, e promuova appunto il diritto delle persone a non essere escluse e marginate, ma a vivere in una società che include, accoglie, sostiene e che non giudica le persone per le scelte che fanno rispetto alla propria vita, alle proprie scelte individuali, insomma. E questo è lo spirito con cui noi CGIL abbiamo più di 25 anni fa partecipato alla costituzione di Forum Droghe, per esempio, ed è questo lo spirito, ed è per questo che insieme a una vasta rete di organizzazioni e associazioni, alcune delle quali anche qua presenti, ci impegniamo perché venga diffusa conoscenza e consapevolezza rispetto al mondo dei consumi delle sostanze, che non necessariamente significano problemi, non necessariamente significano disagio, anzi, oggi più che mai significano un consumo normalizzato e pienamente inserito nella vita quotidiana delle persone. Se pensiamo per esempio ai nostri giovani, è stata di poco tempo, pochi giorni fa, presentata una ricerca alla quale ha partecipato anche Susanna insieme ad altre persone e ad altre associazioni, come i consumi, soprattutto fra i giovani, fra gli studenti, possono rappresentare un percorso di vita assolutamente transitorio, e come sia assolutamente sbagliata l'idea che chi consuma cannabis, per esempio, abbia un destino ineluttabile verso il consumo di altre sostanze, che porti e che sia, come dire, la porta d'ingresso a chissà quali comportamenti devianti e patologici. Sappiamo che non è così. E quindi è con questo spirito anche che ormai più di 20 anni fa abbiamo anche pubblicato la Carta dei diritti dei cittadini e degli utenti, come si diceva allora, oggi è un termine che non usiamo più, e dei cittadini, degli utenti e degli operatori nell'ambito delle dipendenze patologiche che, da droghe, tabacco e alcol, perché già allora avevamo messo insieme le varie dipendenze che si possono attraversare, incrociare nella vita, mentre ancora oggi, a distanza di più di 20 anni, si pensa che la dipendenza sia solo e soltanto quella da sostanze. Apro una parentesi, pensiamo a quanto è importante tutto quello che ha a che fare con il gioco d'azzardo, ma di quello non se ne parla, perché comunque ci si mette accanto la parolina gioco legale e pare che solo per il fatto di essere legale possa non avere conseguenze invece assolutamente importanti sulla vita delle persone. È stato detto
l'approccio repressivo della, mi riferisco al nostro paese, l'approccio repressivo della, dell'attuale legislazione sulle droghe, la guerra alla droga che è stata basata sull'obiettivo, è stato già detto molto meglio di quanto lo possa dire io prima di me, sull'obiettivo di un mondo assolutamente libero dalle sostanze, ha dimostrato il proprio fallimento. È solo una visione assolutamente ideologica e che non tiene conto della realtà, può far finta che non sia così. A maggior ragione di fronte, lo accennavo prima, alle profonde trasformazioni del fenomeno, nuove sostanze, nuovi consumatori, nuovi stili di vita e di consumo, spesso, molto spesso, compatibili con la vita della persona che fa uso di sostanze e della comunità in cui la persona vive. Insomma, il proibizionismo per legge è stato detto già, è fallito. L'unico risultato vero è stato quello, da una parte, della patologizzazione delle persone che fanno uso di sostanze, dall'altra della criminalizzazione dell'uso e dell'aumento della popolazione carceraria, insieme a un profondo stigma nei confronti delle persone che usano sostanze, indipendentemente da quanto l'uso delle sostanze abbia, come dire, un'interferenza nella gestione quotidiana della vita delle persone, appunto, che fanno uso di sostanze. Mentre invece è sempre più evidente, ed questo è venuto fuori chiaramente qua, oggi, soprattutto facendo riferimento a quello che succede a livello internazionale, come la politica debba avere il compito di governare in tutt'altro modo i rischi connessi all'abuso di sostanze. Nel libro bianco che ogni anno pubblichiamo si trovano i dati. I dati sono questi. Nel 2021 10.350 persone su 36.539 sono recluse, ristrette in carcere per l'applicazione dell'articolo 73 della normativa sulle droghe, la legge 309 del 90. E il 28,3% degli ingressi in carcere sono legati a persone che fanno uso di sostanze. Nel frattempo i servizi, anche questo è stato detto, sono gravati dall'afflusso di migliaia di consumatori, spesso anche di cannabis, consumatori che in gran parte non hanno bisogno di nessun trattamento e sono obbligati coercitivamente dalla normativa vigente a frequentare i servizi pubblici, soprattutto per quanto riguarda la cannabis, non tenendo conto di quanto appunto il consumo sia normalizzato, possa essere una fase della vita di una persona assolutamente transitoria e non abbia necessariamente chissà quale conseguenza devastante dal punto di vista appunto della vita di della persona che usa cannabis. Per questo da tempo noi come CGL ci siamo pronunciati per la piena legalizzazione della cannabis e per la depenalizzazione dell'uso personale di qualsiasi tipo di sostanza, depenalizzazione che riguardi appunto anche le sanzioni amministrative che hanno un impatto assolutamente importante sulla vita delle persone, perché è stato detto, lo riprendo solo per inciso, se a una persona gli si toglie la patente gli si impedisce di vivere la sua vita relazionale e la sua vita lavorativa, con conseguenze che possono essere pesanti anche dal punto di vista economico e sociale. In più ci sono tantissime evidenze ormai che sul fatto che la legalizzazione non solo non aumenta i consumi, ma ha indubbi riflessi positivi anche dal punto di vista sociale e economico, anche se ha ragione Giada quando fa quella riflessione sugli aspetti legati, no, all'economia, al capitalismo e a tutto quello che lei ha già detto, e non ci ritorno sopra perché lo condivido assolutamente. Insomma, ce lo siamo detti in ogni occasione in cui abbiamo come organizzazione sindacale parlato di droghe e di sostanze. Il fenomeno delle droghe è questione sociale, culturale, sanitaria, antropologica. Non è una questione criminale, non è una questione penale. E il tema della depenalizzazione e della legalizzazione ci riguarda tutti. E dobbiamo imparare anche per questo che gli interventi efficaci non sono indirizzati alla completa astinenza, quello che una volta, per esempio, si diceva anche nelle comunità
come si chiamavano allora e ancora oggi purtroppo in buona parte si chiamano le comunità per tossicodipendenti. L'obiettivo non può e non può e non deve essere solo e soltanto la completa astinenza dall'uso delle sostanze, perché riguarda la persona, come la persona appunto vive l'uso di sostanze, come questo uso è, come si usa dire oggi, normalizzato e integrato nella vita della persona. Insomma, gli interventi efficaci sono quelli che permettono alle persone di vivere le proprie scelte in maniera consapevole e sicura, senza rischi, che permettono autonomia e dignità senza pregiudizi. E qui è importante il ragionamento sulla riduzione del danno. In Italia la riduzione del danno fa parte dei livelli essenziali di assistenza dal 2017. Sono passati ormai tanti anni, ad oggi nel 2022 la riduzione del danno non è normata in maniera chiara in tutte le regioni, ci sono profonde differenze fra le varie regioni e quindi il diritto ai servizi di riduzione del danno non è ugualmente esigibile su tutto il territorio italiano. Non solo, questo dal punto di vista dei consumatori, ma se pensiamo al punto di vista dei lavoratori, visto che siamo un'organizzazione sindacale, sappiamo, e lo accennava Ivan quando diceva della scadenza, no, degli affidamenti dei servizi di riduzione del danno in Lombardia, quanto questi siano servizi svolti dal privato sociale ormai da tanti anni e in maniera assolutamente precaria. Perché non si sa per quanto tempo, non si sa quanto continueranno, non si sa se il prossimo anno potranno essere ancora finanziati e sostenuti come l'anno che si va concludendo, mentre sono servizi essenziali. Sono servizi essenziali appunto in un'ottica di salute individuale e collettiva. Pensiamo per esempio alle stanze del consumo sicuro, che strumentalmente, perché si vuole far passare un certo tipo di messaggio, vengono chiamate le stanze del buco. Sono stanze dove le persone possono consumare le sostanze in sicurezza, dove possono essere eventualmente, se lo vogliono, anche agganciate dai servizi. Sono un presidio importantissimo di salute individuale, ma sono anche un presidio importante di salute pubblica, perché consentendo lo scambio di siringhe evitano la trasmissione delle malattie appunto trasmissibili, ma evitano anche che le persone siano costrette a lasciare le siringhe in giro. Si fa tanto parlare di decoro e di degli spazi, ma quando si parla per esempio di stanze del consumo sicuro, questa è una cosa che si tralascia sempre perché è più comodo evitarla. Insomma, è così per quanto riguarda per esempio il naloxone. Se il diritto alla salute e alla prevenzione dei rischi è un diritto di tutti, il naloxone, che è un farmaco salvavita e che è un farmaco da banco, dovrebbe essere disponibile per tutti, ovunque e sempre, mentre sappiamo che non è così e sappiamo che ancora oggi molte strutture, molte farmacie fanno problemi per fornirlo. Quindi, che dire, è necessario indubbiamente rivedere le politiche e le normative sulle droghe. È stato detto anche questo. A novembre scorso è stata fatta la conferenza nazionale sulle droghe dopo 12 anni che non si teneva. Siamo usciti tutti da lì con molte speranze. Purtroppo quello che sta avvenendo fuori con il nuovo governo ci costringe invece a ridimensionare molto le nostre speranze, ci costringe anche a rinnovare molto il nostro impegno per quanto riguarda il tema delle sostanze, delle persone che usano sostanze e dei diritti delle persone che usano sostanze. Abbiamo bisogno di, come dice Cecco Bellosi nel suo libro L'orlo del bosco, di giustizia sociale, non di legalità. Perché con la legalità spesso si etichettano decisioni, comportamenti, scelte che hanno a che fare solo con la patologizzazione, appunto la criminalizzazione e la repressione.
Lo diceva Sergio Segio, sono le politiche della paura, sono quelle che purtroppo mi pare che stiano venendo fuori in maniera sempre più pesante. Se pensiamo alle dichiarazioni di questa mattina anche del Ministro del Merito, che intende mettere i ragazzi, come li ha chiamati, l'ho scritto da qualche parte, gli alunni violenti o irresponsabili, che poi dentro l'irresponsabilità ci sta di tutto, ai lavori socialmente utile, si capisce davvero come purtroppo oggi la politica della paura sia quella che informa le scelte. Qui in questa Camera del Lavoro, 15 giorni fa più o meno, se non sbaglio, è stato presentato un libro di Paolo Nincini, Storia culturale degli stupefacenti. Penso che sia un'iniziativa importante in questo ragionamento che stiamo facendo, perché alimentare il dibattito, la conoscenza, la consapevolezza è necessario, perché l'uso di sostanze è un fenomeno che è parte integrante della contemporaneità. Mentre invece ancora oggi c'è incapacità di fare informazione vera, educazione sulle sostanze e sulle droghe. Ricordo che l'ultima campagna nazionale degna di questo nome risale ai tempi Turco Ferrero. E quindi, oltre ad alimentare lo stigma nei confronti dei consumatori, si traduce appunto, lo dicevamo, in attacco ai servizi, aumenta la solitudine degli operatori che non sono mai ascoltati se non in discussioni di nicchia fra esperti e addetti ai lavori. Insomma, la chiudo così. La campagna Just Say No di Nancy Reagan qualcosa ci dovrebbe aver insegnato. Ci dovrebbe aver insegnato che un approccio semplicistico, la soluzione contenuta in uno slogan, la citazione delle paure, la repressione, la criminalizzazione, la pura e semplice proibizione non serve a niente, non evita comportamenti che fanno parte appunto della contemporaneità e non serve a fare in modo che venga invece promosso quello di cui c'è bisogno, che è la tutela dei diritti delle persone, la consapevolezza di quello che si fa, un uso responsabile delle sostanze che attraversano la nostra vita, che non sono solo le droghe, penso per esempio è stato citato il fentanyl, i farmaci, il tabacco, il gioco d'azzardo, ecco, che ci garantisca il nostro diritto all'autodeterminazione e ci, come dire, al riparo e ci dai rischi che invece un uso non consapevole, non controllato può avere, ma soprattutto i rischi per la nostra vita che vengono da una politica che guarda solo appunto alla repressione, alla patologizzazione. La chiudo qui. Per quanto riguarda i servizi, per esempio, segnale assolutamente preoccupante l'accorpamento dei servizi per le dipendenze nei servizi di salute mentale, perché ci parla appunto di una visione patologica dell'uso di sostanze, come se le persone che fanno uso di sostanze avessero necessariamente un problema di salute mentale e non fosse invece, come dire, nel caso in cui l'uso sia problematico, un problema che deve essere affrontato in ben altro modo e con ben altri strumenti rispetto alla psichiatria. Grazie Denise, che tra l'altro accorpano i dipartimenti e poi accorpano i servizi, quindi noi, esatto. Milano oramai un servizio a più o meno 200.000 persone come riferimento. Grazie a tutti per la bellissima serata e non fermiamoci e ci vediamo alla prossima. Grazie.